Buonasera a tutti. Quest'oggi andiamo in registrata perché? Perché siamo a casa di un personaggio molto molto particolare. Per la rubrica Musicando e Cantori in Alta Terre di Lavoro parleremo con un musicante, musicista, Musicante, con un musicante. musicante di Santa Francesca, poi che spiegherò perché. Se Raimondo Rotondi ormai l'ho considerato il patriarca della cultura dell'Alta Terra di Lavoro, certamente qui parliamo con un personaggio che è un sacerdote della cultura della musica popolare di questa terra, che ha preso le tradizioni di costruzione degli strumenti, facciamo una panoramica dell'Alta Terra di Lavoro e di Regnivoli, per poterli e li ha portati qui nella tradizione campanina, ma alla fine è diventata la tradizione di Santa Francesca. E parliamo con Dino Dell'Unto. Buonasera Dino, come stai? Più Diciamo più che bene, grazie. che bene. Noi tu hai visto, ci segui spesso, per noi ci fa piacere. Assolutamente. Stiamo dando voce a veri e propri monumenti della musica popolare, tradizione della nostra terra. Qui, come Assolutamente. mi spiegavi prima, giustamente lo sanno tutti, Santa Francesca come terra di confine non si può definire nulla, però è una sua identità, è una sua entità particolare. Che mi dici di questo? Beh, diciamo che noi proprio come terra di confine in realtà ce l'avevamo un po' con tutti, no? Quindi, perché erano un po' presi d'assalto da ambo le parti, quindi diciamo che è un po' un'entità a sé. Naturalmente è un'entità a sé per caratteristiche, per volontà della gente, ma allo stesso momento è stata contaminata, per grazia di Dio, più volte sia dal regno Che dai che papalini, a dai livello papali. musicale, soprattutto la tradizione è quella del regno, perché Sì, indubbiamente la tradizione del regno, perché ce l'abbiamo qui ad un passo, e poi i costruttori di Zambogna erano fondamentalmente del regno. Con l'organetto non tanto. L'organetto qui si è veramente radicata una tradizione un po' a sé, sì, che questo. si espande poi lungo la linea di confine. Quindi la trovi da qui a Castro, diciamo, Pastena Castro, un po' di più verso la parte campanina che quella agricola, però diciamo che lungo la linea Però tu sai bene ben che poi demarcata. l'organetto arriva relativamente tardi da noi, Sì, perché fine 800, ma qui più inizio del noi c'è Novecento. più o meno, ma però alla fine a Sora, che è la terra di lavoro, c'è Assolutamente, stata la tecnica sono della stati la costruiti. tecnica. Ma com'è questa storia? È La vero che cordatura fa. Se ne dicono tante, dice che egli qualcuno. una da Napoli ha cattato l'organetto, era suo, No, si è no, inventato. qualcuno diceva che in realtà era un sorano che acquistò l'organetto, perché Sora, insomma, erano particolarmente abbienti per l'epoca. E si dice che un sorano abbia acquistato un organetto da soprani e in realtà avessero sbagliato la cordatura. Ma no, non avendo metri di misura, per loro il giusto era quello lì. Quindi iniziarono a suonare. Qualche anno dopo, un paio d'anni dopo, ne richiesero un altro e gli fu mandato giusto. Però Loro avevano imparato con quello sbagliato, tra virgolette, e quindi dissero a Soprani: no, guarda, questo organetto è sbagliato. Soprani, che era un furbo, se ne partì e volle di persona venire a vedere qual era la problematica. E si accorse de dell'errore fatto sul primo, ma loro avevano già iniziato a strutturare delle belle melodie, tanto che strutturò una vera e propria accordatura solana. E quindi, grazie al Cavalier Vicini, a Iafrate, Agostino e qualcun altro, diede vita a un piccolo laboratorio dove si costruivano questi organetti strutturati in questa maniera. Sora ha costruito, penso, un 5-6 anni. Dopodiché lui ha chiuso e i suoi dipendenti, quindi Vicini, Iafrate, c'erano un paio di come si Vabbè. chiamavano, non mi ricordo, insomma, c'erano 5-6 laboratori. E iniziarono a costruire indipendenti, quindi c'erano 5-6 marche, tra virgolette, di organetti a Sora, e hanno continuato fino agli anni 40. Quindi prima della prima guerra mondiale. Sì, forse qualcuno, via frate, penso che abbia No, dico, costruito. nasce questa tecnica. Ah, no, parliamo di inizio del Novecento. Sì, Quindi parliamo della terra di prima lavoro di Regno d'Italia. Vabbè. sì, prima della prima guerra mondiale.
Poi l'amicizia con i costruttori Sorani, con Paolo Sovrani, è rimasta fino alla fine. Paolo Sovrani è venuto qui fino agli ultimi anni della sua vita e bazzicava spesso il Sorano, quindi ci stanno diverse fotografie, filmati di Paolo Ho con il capito. Sorano. Senti, e come nasce la tua passione per la musica popolare come musicante? Tradizioni di famiglia oppure? Sì, un po' sì e un po' per contaminazione diretta, qui i suonatori ce n'erano tantissimi. Mio nonno suonava ceramella, forse l'unico a Santa Francesca degli ultimi anni che suona a ceramella, flauto e ceramella. Quindi i suonatori di flauto ce n'erano tantissimi, tutti suonavano flauto, adesso sono rimasti due o tre anziani. Quindi non era la zampogna qua. La zampogna è stata presente a Santa Francesca fino al 50, credo, E fino agli anni quindi tu l'hai 50. E ripresa. io, no, io l'ho ripresa, ho visto suonare qualche vecchio suonatore fino all'inizio degli anni 90, però si suonava magari solo a Natale. Ma prima mi dicevano, naturalmente, i racconti delle persone che hanno visto, parliamo anche di gente che c'ha poco più di mio padre, che dei suonatori della zona di Zampogna. Quindi Poi l'organetto, diciamo che ha soppiantato un po' tutto, ha iniziato la sua escalation negli anni 20. sì, E poi era più diciamo che comodo pure suonare. sì, più comodo, ma più comodo da accordare, più D'accordo. comodo insomma da Parliamo, abbiamo detto ritrarre. che Santa Francesca comunque è una frazione del comune di Veroli, che è il primo comune per estensione della provincia di Frosinone, Frosinone. ed è messa la terra di confine. Quindi possiamo dire che sei tu che hai riportato in auge la zampogna. Sì, diciamo che a Santa Francesca sì. Quindi, Santa allora, Francesca. vedo qua un sacco di Sì, zampogne. ce n'ho diciamo di Che tu, diverse prima di essere forme. musicante, sei uno studioso, sei un No, non uno ricercatore. studioso. Un Diciamo che più che ricercatore. altro sono un appassionato che si diverte a sentire sonorità diverse. Perché la bellezza del panorama delle zampogne italiane è proprio quella. Noi siamo Ci volevi. fondamentalmente diversi e con Vabbè, avevamo altre. deciso di fare un'intervista tra lingua laborina e lingua campanina, però siccome noi ci vedono, dovrai spiegare, parleremo in italiano, Parleremo in però se italiano? vuoi fare Sa intercalare. mero da parlare come ne aveva fatta, parla pure E come ne no, aveva perché noi ci fatta. divertiamo. Tanto di, Assolutamente. mi hai promesso che dovremmo fare più di qualche intervista, Faremo anche di quelle incomprensibili. bravo, perché se non ci rimane, perché purtroppo quella lingua si sta perdendo. Allora, facci vedere un pezzo Guarda, alla io ve volta. ne faccio vedere qualcuna. Partiamo da più lontano o da più vicino a noi? Da più lontano, Da dai. più lontano. Allora, di quelle in mio possesso, questa è quella che viene da più lontano, che è una zampogna a paro siciliana. Una zampogna? Che Paro siciliana. A vuol dire a palo? paro tendenzialmente si dice perché abbiano le canne mastre della stessa lunghezza. Ah, ecco. Quindi Vedi, come da noi si diceva si è brava, apparato le cose, qua invece hanno apparato benissimo, le hanno apparato lance, le giusto? canne mastre, quindi la ritta e la manca sono Ecco, vedi come la lingua apparate. nostra è universale, apparo, apparato, Benissimo. apparamma, noi apparammo tutte cose. Questa diciamo che è quella che viene da più lontano. Poi queste Mettila due da parte, perché tanto ci le dovrai mettiamo spiegare da parte. tutto. Va, la mettiamo Qua qui. sopra, mettila qua sopra, guarda, qua. Queste due, questa e questa, sono Quali? Questa? queste due qui a Sì? fianco, sono delle serre catanzaresi. Sono i due modelli fondamentali che si usavano nelle serre. La Quindi zampogna Serra San chiara. Bruno, sembra la zona di Queste Mongiana. due sono state costruite proprio a Serra San Bruno. Questa da uno dei più grandi costruttori di zampogne che si a memoria d'uomo, insomma, diciamo degli E ultimi che legno è questa? 150 anni. Questo qua è erica e arancio selvatico. Ah, e perché c'ha 4 C? No, 5 ho Questa visto. c'ha 5 E che c'ha di caratteristica, per esempio, diversa rispetto a questa? canne. Questa Allora, che legno era intanto quella questa siciliana? quella là è di ulivo. Ah. Parte il legno, perché il legno poi è un pochettino, si va da zone a zone, no? Quindi ci Sì. sono dei legni che in delle zone sono particolarmente votati, magari rispetto ad altri. Diciamo che l'erica in tutta la Calabria è uno dei legni più apprezzati e lavorati, quando si possa trovare. Questa ha una caratteristica che praticamente la rende quasi unica.
parte che sono cinque canne, e ti dicevo il grande costruttore che è Bruno Tassone, per in arte un negro, quindi era il negro, era una persona molto Unire. sì, scura di E carnagione. bella come l'albanese la mia. Lui praticamente si dice che avesse parecchi figli, 13 in particolare, mi Beatrice. dicevano, no? Meno male che ci sei E visto e lui è ci ho stato un pensato. grandissimo costruttore. Allora, ha iniziato praticamente da scapolo a costruire, e poi mano a mano ci doveva campare la famiglia. Quindi, quelle dei primi anni, quelle diciamo dei primi anni 20, sono particolarmente apprezzate. Dopo c'erano dei grandi strumenti, come magari qualcuno un pochettino più farlocco, ma non si poteva non venderlo perché la famiglia cresceva. Questa è del 1923. C'è una storia particolare perché questa è stata nel mio paese praticamente da sempre. Perché l'ha portata su un impiegato delle poste che è partito da Davoli e è stato impiegato alle poste a Veroli nel 1924. Si è portata la famiglia. Una delle figlie, che era del 1900, scusate, 1914, è morta a 102 anni nel 2016. Lucidissima, mi ha raccontato tutta la storia perché lei è andata con il padre a prendere la bottega di Bruno e sono andati con l'asino da Davoli a Serra San Bruno e poi se ne sono venuti direttamente qui. Questo Quindi questo è un pezzo da museo. è un pezzo, beh, diciamo che merita sia il costruttore Eh che beh, questo è un l'opera. pezzo da museo. Guardiamo se era San Bruno per noi Regnivoli è importante, c'era Assolutamente. Mongiana e questa è simile, giusto? Questa qui l'ha costruita uno dei figli di Bruno Tassone. Leonardo Tassone. Questa è una terza lora. Terza lora. C'ha un taglio scalare. Allora, questo era quello che mi chiedevi prima e che ti faccio notare adesso. Gli strumenti arcaici italiani sono intonati sulla terza. Cioè, le due canne praticamente possono quasi coprire un'intera scala. Sì, diciamo un'intera scala. Quella siciliana a palo è intonata sulla terza. Questa è intonata sulla terza, praticamente sono uguali come taglio scalare delle canne. Questa c'è una particolarità rispetto a quella. Quella c'ha tre bordoni all'ottava, tre diverse ottave praticamente del bordone, mentre questa qui ne ha due uguali. È l'unica in Italia ad avere due bordoni uguali. Quelle più piccole, sempre dello stesso modello, si chiamano grida zare perché sparavano forte. Diciamo, questa è abbastanza soft perché già un modello grande, sta in do diesis, scandillo e due bordoni all'ottava, mentre quella c'ha tre ottave. Oh. Poi Andiamo questa torniamo, nuova quest'altra con la prima qui che cos'è? Ah, no, torniamo su, saliamo piano piano. Ah, saliamo, stai facendo una risalita geografica. Basilicata. Questa è una surdulina. Lucania. Come si chiama questa? Questa è una surdulina. Surdolina che somiglia alla sordellina. Sì, la sordellina è Napoleone. strutturata sulla surdulina. È una surdulina modificata. E che epoca è questa? E Questa qua, beh, questa è relativamente recente, costruita quindi pochi viene anni fa. dopo. Ma no, no, come strumento è antico. È uno strumento che hanno portato gli albanesi in Italia, molto probabilmente gli Arbresh, perché si suona lì. Là. Quindi è un doppio clarinetto balcanico del 500, 1500 portato in Italia. E quando nasce la sordellina, infatti? La sordellina è nata poco dopo, Eh sì, su strutturandola questa su questo qua. strumento. Ah, e questa Questa qui, e è qui la c'ha le surdulina. caratterine. Questa ha E una quindi caratteristica, allora, è comunque strutturata sulla terza, come tutti gli strumenti arcaici italiani, quindi uno strumento antico, però ha meno fori, diciamo, ha meno possibilità. Uno, tutte le zampogne italiane hanno il foro posteriore alla destra, quindi il primo foro, il pollice della destra. Questa non ce l'ha, ce n'è uno in meno. Quindi quello che sta dietro in pratica sta qui davanti. Sulla manca ha sempre quattro fori, ma l'ultimo è tappato, quindi l'ultimo praticamente non suona. Mentre sui nostri strumenti arcaici, l'ultimo praticamente ripete la nota del bordone, questo no, fa lo stacco. Quindi ha uno strano modo, Vabbè. nell'ascoltare si sente uno stacco praticamente quando si chiude
la canna manca. E quella è a fiato oppure pure qui con la sordina a braccio? No, questi sono tutti a fiato. C'ha Quella a tutta la braccio, sacca. Quella della sordellina che è quella là. è strutturata sugli strumenti Quello diciamo diventa uno strumento da europei. corte, diciamo, però si Perfetto, ispira a quello. sì. Poi, Poi si quindi è ripara. Lucania. Poi? Questa qui, questa è sempre lucana, però ce l'ho dalla provincia di Salerno. È una zampogna a chiave anche Quindi la questa. zona di Sala Consilina, là sotto, Questa allora. più a zona Agropoli, Vallo della E quindi è Lucania, Cilentana. Cilentana, Cilentana Vallo questa. di Lucania, zone lì. Non differiscono dalle altre zampogne a chiave. Questa ha un bordone in più. Questi sono all'ottava, mentre questo qua, questi due sono all'ottava, questo sulla dominante. L'unica una caratteristica particolare di quella zona. Sono zampogne, diciamo, molto più. Con la campana manca un po' più cavata, cioè sono più sottili le campane e quindi generalmente producono un suono più grave sulla campana. È bella da sentire rispetto alle nostre. Non perché le nostre siano brutte, le nostre sono tra virgolette un po' Più no, aperte, no, più acute. uniformi. Ecco, vediamola così. Mentre queste hanno una campana che è più accentuata, se no fondamentalmente si suona alla stessa maniera. Arriviamo alle nostre zone, quindi le nostre zone, noi in Giociatina abbiamo. Ah no, fermo, faccio vedere prima questa. Questa è una zampugnalla, anche questa zona che va dal Cilento al Molise, quindi la zona di Fossalto, bassissimo Molise, parte di E Campobasso. allora lì parliamo confine col Gargano. Perfetto, Là il si suona Cilento non c'entra anche. niente. No, però si suona anche in Cilento, quindi c'è tutta la zona che va praticamente dall'Alto Cilento e taglia verso l'altra Quindi passa per parte. Condursi, arriva. Benissimo, però la puoi trovare in diversi Quindi posti. Più anche nella zona Pellinese, Beneventano, e si arriva a Campobasso. che Quindi altro, ecco, io Petralcina, dove è Gargano. rimasta seriamente fino a pochi anni fa, si suonava in Cilento, zona di Ho Cogliano, e capito. si suonava a Fossalto, là per la rievocazione del Maggio. Sì. Poi probabilmente al centro in molte parti si sarà pure persa. Questa suona sempre accordata sulla terza, quindi sempre strumento arcaico. Facciamo magari un salto. Questa è molisana. Questa è molisana, molto simile alle nostre. Poi in realtà la tradizione molisana della costruzione negli ultimi 100 anni, quello che si faceva prima Molisana che onestamente. zona? Perché poi il Mi sa Molise qua di sono. Scapoli. E quindi terra di lavoro. Sì. Perché la terra di lavoro arrivava lì. Sì. Infatti non è un caso. Considera che Scapoli però Pizzone, Scapoli, ha una San Vincenzo al tradizione. Volturno, lì arrivava la terra di lavoro. Una Fino tradizione. iniziava il Molise a come si chiama? A Monteroduni. Ha una tradizione di costruzione relativamente recente. Scapoli. Hanno iniziato meno di 100 anni fa. Nella costruzione delle zampogne. E che c'ha di caratteristico? Ma praticamente sono molto simili alle nostre. Vabbè, Cioè, quindi se hanno appreso sicuramente dai D'Agostino di Villa Latina. hanno saputo fare marketing. Vabbè, diciamo che hanno magari cavalcato il cavallo Vabbè, ma mica è giusto, una più cosa veloce. sbagliata. No, assolutamente. Ma non perché non ce Anzi, meno l'abbiano. male. Hanno avuto tradizione di suonatori, su questo è sicuro. Ma meno male che Ma succede. di costruzione, ma non lo so, magari prima, ma diciamo negli ultimi, da Gerardo Quartieri a Di Fiore in poi. Un centinaio Vabbè. d'anni, mentre a Villa Latina si vanno strumenti da un Adesso po' a più. dove ci porti? Dov'è? Guarda, facciamo un salto all'estremo nord. Questa qui. Questo è uno strumento che nel 90 abbiamo rischiato veramente di perdere, intorno agli Dove anni viene? 90. Questa è una baguette bergamasca. In realtà è una forma di cornamusa. E infatti mi hai fatto È una venire. cornamusa. È una cornamusa, c'ha Sì, poca pedicola mettiamola zampogna. così. C'è poco a vedere con la zampogna, ma in realtà nasce dalla stessa, la stessa cosa. No, L'abbiamo. diciamo, Sì, è somigliante veramente è allo una strumento cornamusa. Ha celtico. una cornamusa a tutti gli effetti. Ma Forse anche in realtà. nell'impugnatura è Sì, proprio sì, qua. sì. Questa addirittura si impugna sulla sinistra, mentre noi le zampogne praticamente si E non impugnano o al le centro o sulla destra. non lo usano più lì? Perché dite questa? Adesso sì, abbiamo rischiato. Perché? Nel 90 praticamente era rimasto un unico suonatore. E quando un etnomusicologo, poi diventato anche costruttore,
musicista che Walter Biella ha iniziato a fare un bel excursus sulla musica popolare bergamasca, si è trovato di fronte a sta cosa. Lui praticamente ne aveva sentito parlare, ma pensava fossero ormai estinti. Invece hanno ritrovato questo suonatore, che poi era anche capace di accordare E un quindi l'hanno ricominciato clavianoforte, anche a e l'hanno ricostruirla. ricostruito. Adesso ci sono circa 200 suonatori su. Vedi, vuol dire recuperare la tradizione. Assolutamente. Poi, dove andiamo Poi in adesso? Ciociaria. Ancora Ciociaria, fammi vedere se Allora, Ciociaria questa diciamo insiste che con è una Ciociaria, di parte della Ciociaria, perché quale? questa qua è stata costruita su un modello della Valle dell'Aniene. Perché in Valle dell'Aniene c'avevano un costruttore, una famiglia di costruttori, a Vicovaro. I Passacantilli hanno costruito fino all'inizio del Novecento, 1915. 20 è morto l'ultimo costruttore. Prima del 20, 17, 18 comunque. E è stata ricostruita rispettando un po' l'estetica di quella. Questa è una Zampogna zoppa che è tipica del Lazio. Il Lazio è il regno della Zampogna zoppa. Si estendeva anche all'Abruzzo l'uso della Zampogna zoppa, un po' nell'Alto Molise, quindi sembra una zona capolese, però diciamo che è più che altro è laziale come Zampogna. Ce n'è un modello un pochettino più. Un pochettino particolare che sta a Isola del Gran Sasso, ma è sempre una Zampogna zoppa. Nel Lazio c'è la Ceramella di Amatrice, che è sempre una Zampogna zoppa, ma non ha i bordoni. L'unica in Italia a suonare senza i Amatrice era bordoni. regno, lo sai, sì. Sì. E la Ceramella Amatriciana, zona di, diciamo, da Montereale ad Amatrice, si suona senza bordoni. Quindi si suonano solo le due canne master. Strumento meraviglioso, forse uno dei più arcaici d'Italia. Stupendo. Queste sono Ciociare, questa degli ultimi anni. E questa qual è? Sempre una Zampogna zoppa. Ma di dove? Questa è sempre di Villa Latina. Villa Latina e Terre di Lavù. Assolutamente. Questa è un'altra Zampogna di Villa Latina, sempre E che c'ha? zoppa. Ma si può dire che Villa Latina è il tempio ufficiale della Zampogna? Ciociara, assolutamente sì. Italiana ce ne stanno. Italiana sicuramente è uno dei templi ufficiali. E che caratteristiche c'ha Questo è questo? sempre uno strumento arcaico, quindi sempre intonato sulla Vabbè, terza. per te sarà Quindi come Ciociara, ma quella. è terra di lavoro pure questa, quindi. Perché se Quella. c'ha. No, io dico Ciociara, dico nel senso che copriva l'areale un po' dell'attuale. Perché quelli, i suonatori di terra di lavoro andavano a Napoli, del regno di E Napoli, come se no non nasceva quella no? tradizione musicale, non Assolutamente. certamente perché, Assolutamente. infatti, le tecniche di costruzione non esiste una Le tecnica di costruzione tecniche di ciociara. costruzione, beh, non credo siano napoletane. D'Agostino dicevano i nostri vecchi che erano siciliani. E quindi sempre del regno Assolutamente. No, 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 dico non prettamente legate a Napoli città. Io regnivole. credo che Napoli città sia stata sempre un pochettino, No, ma virgolette, una fucina per i sì. suonatori, però non abbia dato in particolar modo una ricchezza musicale allo strumento. Lo strumento si è arricchito forse perché a Napoli si incontravano diverse culture, dagli cilentani ai molisani, anziché quelli di, come li vogliamo definire, i nostri, Ne, ne, a ne, noi definirci terra di lavoro na, onestamente è un po' un'offesa, perché noi darci del regnicolo qui no, non voi è non siete bello, regnicoli. però Voi non siete non è regnicoli, bello, chi ti però sta dicendo il diciamo contrario? che Villa Latina sì, però. di Latina sì. Quindi, cioè, sicuramente hanno dato lustro, però la famiglia D'Agostino sta a Villa Latina dal E 700. quindi parliamo di Agnone. Sì, Agnone vecchio. Valle Grande è Agnone. La famiglia D'Agostino in realtà fino alla metà del Novecento costruiva Valle Grande. Sì, perché E Valle allora. Grande all'epoca si distingueva da Agnone, perché noi abbiamo un bellissimo strumento che è conservato da un forse il più grande suonatore laziale vivente, che è Marco Cignitti, grande stima per Marco, che c'è uno strumento stupendo costruito da Antonio D'Agostino, che sarebbe il nonno di Mario, questo è l'ultimo D'Agostino, nel 1907, che ha venduto al signore di Subiaco, non so se era un conte, un duca, quello che sia, barone forse. E dentro la campana c'è scritto Antonio D'Agostino, Valle Grande, provincia di Caserta, 1907. Provincia di lavoro. Allora, Lascio là. vai, allora.
Quindi dicevamo, la famiglia D'Agostino sta a Valle Grande, Sì, allora ti stavo dicendo che fino al 1862-63 si chiamava tutto Agnoneli, poi dopo ci fu l'Unità d'Italia e cambiarono nome, lo fecero Villa Latina e la comunque loro lasciarono quella zona lì delle sono Agnoneli. stati. Questa quindi Quindi stavamo. dicevamo, questa è una zampogna zoppa costruita a Villa Latina negli anni 50-60 da Mario D'Agostino, che è stato l'ultimo erede di questa gloriosa famiglia di costruttori, che inizia a costruire a Villa Latina intorno alla metà del 700. Due dei più grandi costruttori di questa famiglia erano i famosissimi fratelli Antonio e Donato. Antonio sarebbe stato il nonno di Mario, e Donato il fratello del nonno di Mario. Praticamente uno degli strumenti, sono orgogliosissimo di averlo io, è uno strumento di inizio del Novecento di Antonio Agostino. Ma che legno è questo? Questo è tutto prugno, Prugno, sì. vicina, diciamo, come si direbbe in dialetto, no? Il ceppo credo sia d'acero e il resto è tutto di prugno. Prugno, quindi, vabbè, che legno non si trova più purtroppo in Beh, questo si tempo. trova pure, diciamo, per le piccole costruzioni così si Ma trova. l'otre è di capra Questa è questa? di capra, ma poi naturalmente le otri con il tempo la capra diciamo, si deteriora in 2 o 3 anni. Qualcuno fa Quindi dovresti stare sempre a cambiare. otri particolarmente Questi resistenti. legni qua, questi qua per esempio, quella là quelle lucane, che legno avevano? Allora, le lucane se ne fanno più di, ad esempio, un legno per loro alla maggiore, questa qui è di corbezzolo, ma utilizzano pure l'erica, acero per le campane. Ho capito. Questa bergamasca invece che Questa legno è? bergamasca, allora si fanno la diana, quella che sarebbe la canna sonora, si chiama diana. Storicamente più pregiate le facevano di bosso. Ah, bosso, sì. Di bosso, questo è un legno africano, Sì. credo, un legno duro, non so bene che, e i bordoni di acero. Dino, qua vedo due. Hai messo Oh. come messa qua come due sentinelle a guardia di questa Allora, cosa. la tradizione ciociara è anche questa. La tradizione ciociara è la tradizione delle basse, anche pure cilentane. Epoca Si sono? usano, queste qua sono ricostruite, quindi sono recenti. Ma Questa che era la epoca prima. sono? Loro, diciamo che le zampogne basse sono state costruite già da 100 e più anni che Beh, si 700, costruiscono, 800. no, che più metà 800 credo, prima non lo so Dove? bene. A Villa Latina sicuramente la costruite Antonio e Donato, sicuro. Vabbè. Dopo di loro Mario, Ecco. l'ultimo costruttore, costruiva le zoppe basse. La zoppa bassa sì, mentre la zampogna a chiave bassa in realtà Mario non credo l'abbia mai costruita, almeno io non ne ho notizie. Di zoppe basse ne ha costruite tante, un ottimo costruttore. Di basse a chiave no. Vabbè, quindi. Adesso negli ultimi anni invece a Villa Latina si è ripresa la costruzione delle zoppe basse, e non solo a Villa Latina, naturalmente Tomassi è stato quello che ha dato il là alla ricostruzione degli strumenti bassi in Ciociaria, alta terra di lavoro, No, vabbè, diciamo no, è Dino, l'areale del c'è un basso problema. Mi dici Lazio. metà 800, parliamo di No, quelle diciamo quelle originale, quindi storiche tradizione, c'ha napoletana assolutamente, l'Arborina, quindi non ha nulla a che vedere con la ciociaria. Poi dopo ti mando una mappa, una cartina. No, perché. No, sai perché? Perché la tradizione è una cosa sacra. guarda, ti posso dire che le zoppe basse venivano cosa prettamente ed esclusivamente No, no, beh, io dai. parlo di origini. Oh, però le origini onestamente poi si perdono un po' nella storia. Non si sa bene da dove, che quelli di Villa Latina l'abbiano portato alla Sicilia. In Sicilia c'era il gigante morealese. Il gigante Sempre. morealese, però, credo che storicamente parlando, almeno quello che ci è arrivato a noi, dovrebbe essere un po' più recente di Ma queste. ci fai ascoltare qualcosa? Come no? Quindi dicevamo di questo strumento Noi che siamo a fine gennaio, quindi c'è ancora l'albero di Natale col ovviamente presepe. noi lo mandiamo postumo. Allora, parlaci di questo strumento, Quindi allora. abbiamo detto 30 bassa di Villa Latina. Storicamente probabilmente è una delle zampogne più grandi d'Italia, se non la più grande. Negli ultimi anni sono state costruite anche di un palmo più alto, quindi 8 palmi. Questa dovrebbe essere una 7, ormai infatti. Tradizione prettamente di Villa Latina,
modus operandi e costruttori di Villa Latina, facevano fondamentalmente due modelli, la 30, che è quella in fa, e una poco più piccola, un palmo più piccola, che è la 25, che dovrebbe essere il la bemolle, sol, diciamo, che è un poco più piccola. Che legno è questa? Questo è di ulivo, però anche lì veniva più che altro scelto Ma diciamo che l'olivo, come l'ugna. diceva Marco, è anche più facile da lavorare, ecco perché. Probabilmente sì. Tomassi poi negli ultimi anni ha ripreso la costruzione di questi magnifici strumenti, sia le zoppe che le ginaglie a chiave. Ne ricostruiscono anche a Villa Latina. Questa è di un ragazzo di Villa Latina che si chiama Sandro Marini, ma le costruisce anche Mario Gizzi, che è un altro costruttore di Villa Latina. Quindi ben venga pure Ma per carità, deve la essere. ripresa della costruzione nel paese originale. Questa è stata riprodotta in base alle misure di uno strumento originale che è in possesso di Domenico Fusco. Domenico ne ha due, ha sia la 30 che la Domenico 25. non me ne ha parlato. Vabbè. Sia la 30 che avete. Il mondo della zampogna è così vasto che magari alla fine dell'intervista io mi rendo conto che ho parlato sia no, del No, decimo ma di lo quello che sai, avrei potuto ma beh, Dino, dire. abbiamo fatto la premessa che oggi è un antipasto. È Poi lunga, tornerò per la Zambogna, poi molto, torneremo per questi meravigliosi organetti, ah, perché tu sai, organetti. poi torneremo per la storia di questo Ma sì, territorio e e come sarà. È arrivato no? una parte del bifolk, stiamo parlando del E bifolk. parti dei bifolco, Allora, pezzi dal noi 2100 non abbiamo parti. parlato del bifolco, diciamo la chiusura, però Direi di sì. adesso bando alle chiacchiere, voglio sentirvi suonare con questi due strumenti tradizionali, il tamburello che comunque adesso ce l'ha Danilo è il tamburellista del bifolk, poi alla fine di questa trasmissione parleremo del bifolk, due parole. Ora, Dino insieme all'amico Danilo, carissime persone, ci hanno regalato un pezzo particolare con degli strumenti tradizionali ma anche unici, perché quello d'altronde viene fatto ancora a Villa Latina, è stato recuperato a Villa Latina, già Agnone una volta, mo, o Villa Latina, Agnone comunque è un Certo. pezzo del nostro territorio. Io ringrazio Dino per quello che ci ha regalato e voglio solo fare un appunto. Dino di Santa Francesca, come avete capito, nella provincia di Frosinone, che ormai ha perso qualsiasi tipo di aristocraticità e qualsiasi tipo di tradizioni antiche, con le industrie che ci hanno messo né carne né pesce, né la provincia di Frosinone è diventata un'area industriale, ma perdendo tutte quelle tradizionali antiche, quelle contadine, l'aristocraticità ormai è smarrita completamente. Santa Francesca è l'unica oasi felice di questo territorio che io conosco bene perché lo frequento anche per motivi lavorativi, dove praticamente chi non è andato a Roma come emigrante, ma è rimasto qui, ha conservato l'aristocraticità di questo territorio, che una volta era confuso tra Papalini e Regnivoli, ed Sì, erano la l'ultimo là. terra, non dimentichiamo, di San Benedetto, San Tommaso, qui c'è stato Sant'Alfonso Maria di Liguori qua sotto, e quindi Dino è un degno rappresentante dell'ultima Grazie, testimonianza aristocratica di questo territorio. Io mo giro. Non sta a capire più niente in questa nostra terra. La provincia di Frosinone pensa di darsi un'identità facendosi chiamare Ciociaria, ma si sta distruggendo. Ma chi vuole conoscere l'aristocraticità della nostra terra deve venire qui, a Santa Francesca, sia nelle grazie. costruzioni, ma sia nella gente che è rimasta qui e che conserva il sapore antico di cosa volesse significare aristocratica. Aristocratica non voleva significare chi aveva il sangue blu, ma era un modello di vita, uno stile di vita, nel modo di comportarsi, di saper campare. E siccome l'asse Roma-Napoli tra Papalini e Regnivoli sono stati per millenni il centro del mondo, a Santa Francesca potete ancora capire il sapore di quello che sto dicendo. Io ringrazio Dino, Grazie mille a te. ma no, grazie Dino perché per quello che c'era, grazie a Danilo che è venuto a farci compagnia. È stata un'improvvisata piacevole con Danilo, grandissimo personaggio di Roccasecca, quindi di Terra di San Tommaso. Vedete qui ci sono come ho fatto vedere prima, degli organetti.
Abbiamo appena accennato qualcosa, a Dino lo verrò a disturbare spesso, quando ogni tanto torno al lavoro se sei a casa ti vengo, perché sei una fonte, un archivio di questo territorio, Grazie. un archivio umano, e che bisogna, ogni tanto bisogna prendere qualche libro a leggerlo e poi rimetterlo. Non sto esagerando, a Dino lo sa perché io sono molto critico, però se io ti sto martellando da un anno, un motivo c'è. E ti ringrazio per questo, è veramente grazie di cuore, ci hai soltanto fatto annusare di questa terra che sta per fortuna ripartendo con te. Abbiamo fatto Marco, ho fatto Tagliaferri, abbiamo fatto tante altre realtà. I bifolk, cosa ci vuoi dire sui bifolk? I bifolk sono un gruppo di amici che suonano ormai da una ventina d'anni, un po' più forse, e niente, ci diverte suonare, ci piace, che ne so, riscoprire quello che c'era e magari fare un po' meglio, la lezione. Facciamo sia ricerca perché l'identità è una cosa importantissima, poi naturalmente se la tradizione si evolve, bene per lei, altrimenti magari è destinata a Ma morire, no? Come lo qualcuno sai che la diceva. tradizione è innovazione, la Perfetto, tradizione è innovazione assolutamente. dove l'uomo non è spettatore dei cambiamenti, ma è il Assolutamente, protagonista. L'identità invece è il tempio, ecco perché ho sì, detto prima, noi siamo sacerdote. abbastanza identitari, anche se poi ci piace pure evolvere, Ci come no, vogliono ancora. assolutamente, No, come però discorso di prima, tu mi identità diceva il fatto di c'è, Napoli. va. Napoli non è, il Napoli dal punto di vista della musica è rimasta l'unica capitale ultima. assolutamente, Mozart andò a Napoli quello è perché è l'unico sempre posto dove stata. poteva imparare qualcosa, lo disse il padre, Quello non è io. sempre stata. E quindi tutti andavano lì per esibirsi. E poi quello che portavi a Napoli, allora l'ho modificato, quindi infatti hanno fatto Si è pure vista la le Sordellina, la insomma, sordellina, ma i dove sono stati i avevano campanili. un amore, una. A Napoli il zampognaro era veramente una figura Ancora sacra, oggi. sacra. No, sta ritornando, era un po' smarrito perché i giacobini cercano di distruggere Ma tutto, ancora oggi ma l'anima sanfedista è napoletana non assolutamente muore. sentito. Quindi Dino, io vi ringrazio, ringrazio anche Danilo, e vi rimando quel video che avete visto all'inizio, avete visto i bifolk in quella bellissima serata di Valle Corsa, che vi ho ripreso, e questa, infatti non l'ho annunciato quel video, ma l'ho fatto solo vedere per aprire questa trasmissione. Io spero di potervi spesso trovare, perché vi ripeto, siete una fonte di studio e di ricerca Noi qua siamo. identitaria. Ma l'unica cosa, Dino, la prossima volta ci devi garantire che parliamo la nostra lingua, perché Assolutamente. quello è un altro pezzo che non va Adesso smarrito. dovevamo spiegare poi È fino cose, magari. però la prossima volta facciamo proprio più a pazziello, ci divertiamo più. Assolutamente. Qua poi mi ha fatto, qua c'è Ponti fra, mi ha detto Ponti fra Diavolo, Caio Mario, Canetti. Ogni tanto dico, Dino, che dove stai? La casa, video e passo. Va bene. Ti ringrazio, grazie di Grazie a tutto. te. Grazie a Ciao tutte quelle ragazzi. persone che ci hanno seguito.